Vediamo in questo video l'esercizio del pendolo, il pendolo di Codman, per andare a decomprimere la nostra spalla, rilassando soprattutto la parte posteriore e anteriore in questa zona qui. Molto utile questo esercizio in tutti quegli scenari di impingement subacromiale e anche per andare a prevenire e percepire una sensazione molto molto interessante a livello della spalla. Basti pensare che qualora da in piedi fosse difficile o addirittura impossibile, impensabile portare il braccio in questa posizione, già soltanto con questo esercizio, sfruttando la forza di gravità, si riesce a raggiungere, seppur in maniera un po' più passiva e rilassata, questo tipo di range. Basti pensare appunto che si raggiunge, ma un po' alla volta si consolida associando questo tipo di esercizio a sforzi un po' più attivi, altrimenti sarebbe sempre fine a se stesso. Questo è un buon punto di partenza se ci sono spalle doloranti in fase acuta. In fase cronica può aiutare, però ovviamente in fase cronica si richiede anche un tipo di approccio più specifico con qualche terapista. Vediamo l'esercizio. Bisogna appoggiarsi col braccio e con la testa su un rialzo, flettere le anche, schiena rilassata, non dobbiamo sentire troppe tensioni, quindi il peso è prevalentemente sulla parte posteriore del piede. Appoggiamo la testa qua sul nostro avambraccio, solidi bene sul rialzo, curve della colonna fisiologiche e da qua lasciamo pendolare il nostro braccio in giù. Possiamo poi incominciare con l'esercizio nella parte che può essere dolente oppure da una delle due parti, facendole poi entrambi in termini preventivi. Da qua lascio appunto che la forza di gravità decomprima l'articolazione e posso poi effettuare anche dei piccoli movimenti rotatori disegnando dei cerchi, effettuando quindi letteralmente un pendolio con il braccio in senso orario e in senso antiorario. La percezione è proprio di una decompressione progressiva di tutta la struttura posteriore della spalla e anche anteriore, poiché sto andando a effettuare una piccola decoattazione della testa dell'omero dalla cavità glenoidea. Posso effettuare questo esercizio anche con un sovraccarico, che può essere più o meno crescente a seconda del livello atletico che hai e a seconda anche del livello di dolore che hai, qualora ci fosse un sintomo di questo tipo. Da qua puoi effettuare delle rotazioni interne e esterne. Puoi semplicemente respirare e lasciare andare giù il peso, oppure puoi effettuare anche qui delle rotazioni. Ti consiglio di partire con il senso antiorario, se lo fai col braccio sinistro, se lo fai col braccio destro partirai in senso orario. Dopo andrai a rallentare i cerchi e iniziare con l'altro senso. Percezione anche di un allungamento della muscolatura che sta in mezzo alle scapole ed è veramente benefico per il tuo corpo e per l'articolazione della tua spalla. Fatti un minuto, 90 secondi o anche 2 minuti, si fa il cambio del lato. Si può ripetere per 2 o 3 serie, facendo una serie in più dal lato della spalla interessata principalmente dal dolore o da una restrizione di mobilità. Sconsiglio l'esercizio a tutti coloro che abbiano in corso o che abbiano incontrato da poco un fenomeno di lussazione della spalla, poiché stiamo andando proprio a generare una piccola decoattazione, quindi un allontanamento della testa dell'omero dalla cavità glenoidea e quindi stiamo generando un po' di instabilità, stiamo decomprimendo l'articolazione, la spalla è un'articolazione che lavora principalmente in distrazione articolare, che vuol dire proprio decompressione articolare, però qualora ci fossero state delle lussazioni anteriori o posteriori,
meglio passare prima per altri esercizi di stabilizzazione scapolare. Quindi non è detto che tu non debba farli per forza, però parlane prima con il tuo terapista. Ti ringrazio per l'attenzione, fai bene questo esercizio e goditi i benefici che ne verranno.